Ai telespettatori di Narrazioni, ben ritrovati. Siamo oggi in studio con Giovanni, che forse voi così non conoscete, ma se dico un altro nome sicuramente sarà molto più noto. E allora diamo il benvenuto a Jovix. Benvenuto. Salve, Ecco, ti salve. abbiamo fatto apparire. Sono apparso in modo semplice, semplice. Ci proviamo dopo a sparire in modo magico. Raccontaci un po' di questa tua grande passione che poi è diventato il tuo lavoro, Sì, la magia. la magia. Io sono un prestigiatore, un illusionista, nasco mago e negli anni divento mago comico. È E poi una. nasci mago a 12 anni. Io nasco mago da bambino, cioè io sono 29 nato. anni hai, sei Io molto molto 29 giovane. anni, ho 29 anni, sono nato mago, pensa che io sono nato con il parto cesareo, cioè mia mamma è stata la prima donna che io ho diviso in due. No, sono nato mago perché all'età di 12 anni mi sono avvicinato a questo mondo magico per sbaglio, per casualità. Poi la passione era così forte che ho continuato a studiare, ad esercitarmi, ad esibirmi per i miei familiari e nulla, Si comincia diciamo. sempre nel salotto di casa. Si inizia sì, ma per divertimento, per passione, uno non ha grandi ambizioni a 12 anni e nemmeno progetti. Poi nel tempo, a 15 anni, ho iniziato ad esibirmi nelle piazze della mia regione, la Basilicata, e nulla, piano piano, insomma, le cose sono fatte sempre più interessanti e così. Poi dopo il diploma ho deciso di aprire la mia attività e girare l'Italia con i miei spettacoli teatrali, spettacoli di piazze, insomma, eventi vari. Perché tu sei un prestigiatore, però poi hai deciso di specializzarti in magia comica. Che Sì, cosa consiste la magia comica? allora diciamo che ho avuto l'onore e l'opportunità di incontrare anche i Festival del Cabaret. Festival del Cabaret dove ovviamente, lo dice la parola, chi si esibisce porta monologhi comici che non c'entrano nulla in realtà con la magia. Io ho deciso di intersecare queste due arti, quindi il cabaret e la magia, e ho avuto modo di partecipare ai più grandi Festival del Cabaret italiani. E questo l'ho fatto perché comunque al pubblico piace molto divertirsi durante uno spettacolo anche di magia e poi io sono il primo che in realtà apprezza quei momenti di leggerezza, no, nello spettacolo, che sia una gag, una battuta, insomma, un sorriso. Che sono straordinarie. Adesso stiamo vedendo anche qualcosa. Vediamo delle carte, perché un po' si inizia con le carte. Sì, si inizia anche con più capelli, però poi spariscono. Si inizia con le carte, 12 anni con i primi giochi con le carte. Ovviamente le carte è un attrezzo che i prestigiatori non abbandonano mai. Ecco, qui vediamo un po' gli effetti speciali del numero di manipolazione. Questo è un numero interessante perché lo portai ai campionati italiani di magia all'età di 20 anni, quindi arrivai finalista. Insomma, fu un'esperienza molto bella davanti ai più grandi prestigiatori della nostra nazione, quindi bel Sono ricordo. anche tante occasioni per confrontarsi con prestigiatori di un certo livello, insomma, che si sono affermati. Assolutamente sì, diciamo che la magia, essendo un'arte di nicchia, ci conosciamo un po' tutti, anche ad alti livelli. Poi ci sono dei congressi annuali, sia italiani che europei che mondiali, dove noi una volta l'anno ci incontriamo e ci facciamo le magie a vicenda, no? E nulla, ci insegniamo giochi nuovi, ci sono segreti nuovi, poi la magia è in continua evoluzione, anche grazie alla tecnologia, insomma, è uno studio. Ecco, continuo. Scusa, mi stavo guardando, mi Sì, no, stavo. no, ma è affascinante, davvero molto affascinante il tuo mondo. Ed è affascinante soprattutto dire: ma come è fatto? C'è questo segreto che non può essere svelato, poi il trucco c'è, ma non si deve Non vedere. si dovrebbe Non vedere, si diciamo, lavoriamo dovrebbe vedere. affinché non si veda. Che dire, è bello chiedersi come si fa. Ma è anche bello non saperlo, perché quello che io dico sempre è che noi prestigiatori ci sacrifichiamo affinché lo spettatore possa godere di quell'attimo di magia. Quindi noi diciamo sappiamo come si fa, ma cerchiamo di non farlo vedere al pubblico Perché c'è perché. tanto allenamento, tanto studio. Tanto, tanto. E come insomma dico anche spesso, la magia è un'arte particolare perché se un tenore si allena ore ed ore, poi in scena mostra il suo acuto migliore. Un ballerino si allena con le punte a stendere il piede per poi fare magari le spaccate in aria. Invece noi ci alleniamo ore e ore ed ore per non mostrare quello che abbiamo imparato, perché ovviamente sono tutte mosse segrete e tali devono rimanere. Il numero più complesso che hai fatto. Allora, non lo so, forse fare di questa passione un lavoro penso sia già una buona magia, sì, ce ne sono tante, insomma. Dipende da tante cose.
forse il numero di manipolazione di cui prima insomma vedevamo è tecnicamente la cosa più difficile che porto nei miei spettacoli, infatti è uno dei momenti più apprezzati dal pubblico. Poi sono anche spettacoli coinvolgenti, vedevamo anche il pubblico che veniva chiamato in causa, insomma sì. Deve partecipare al sì. Numero. Sì, 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 assolutamente, io ci tengo molto a coinvolgere il pubblico e il vero protagonista è il pubblico, infatti nei video si vede, e gli spettacoli sono interattivi, sono per famiglie, quindi vanno bene dal bambino alla persona più adulta. Sono spettacoli non volgari, non pericolosi, veramente dei family show che hanno come unico scopo quello di intrattenere e far divertire per una sera il pubblico, quindi ci divertiamo. Perfettamente. Ti ringrazio. Lo posso dire in prima persona avendoti visto più volte. Hai superato anche i confini nazionali, sei stato in Spagna, hai fatto queste esperienze molto, molto importanti. Che cosa prevede il futuro di Jovix? Bella domanda. Allora, questa è la magia più grande, indovinare il futuro. Sì, sono stato in Spagna lo scorso anno, al festival più grande insomma, di Spagna, Mayaldia, e nulla. Il futuro diciamo, prevede tanti progetti che in realtà sono già in cantiere e vedranno la luce nei prossimi mesi. E iniziamo con grandi progetti a novembre, dicembre, e fino a maggio ci saranno grandi novità. Non posso ancora dire molto, in realtà, però posso dire che ci sono tanti tanti progetti, poi partirà la tournée invernale nel centro-nord Italia, quindi partiremo dall'Umbria a salire, il Veneto, Lombardia, e torneremo nei teatri. E sto scrivendo un nuovo spettacolo, uno spettacolo per gli adulti, poi anche uno spettacolo per i più piccoli, e insomma ci sono tante tante novità, quindi... E ti seguiremo. Come facciamo a seguirti, contattarti, ingaggiarti? Allora, io direi nell'epoca dei social, i social sono un ottimo mezzo, ovviamente Jovix, mi chiamo Jovix e mi trovate come Jovix, e ovviamente ci sono tutti i miei contatti, ci sono i link anche ai video YouTube, se volete vedere qualcosa prima di venire poi live, ovviamente consiglio sempre di venire live perché l'atmosfera che si respira è diversa di quella insomma che si respira dietro uno schermo di un telefono. È sicuramente più magica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie mille Jovix. Grazie mille a te Federica. E grazie anche ai nostri telespettatori e qui diamo appuntamento alla prossima puntata.